Battipaglia le elezioni sempre più lontane. Nocera, proiettile per Bartiromo. Università, indagate 7 persone. Alluvione Sele, pronti 1.200.000 euro. Regione Campania, 8 milioni per il porto. Calcio, i Granata in allenamento. Mercoledì sera, secondo fonti autorevoli romane, il Consiglio dei Ministri avrebbe firmato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Battipaglia. Il decreto prevederebbe un commissariamento per 18 mesi, con il fine di riportare alla legalità la macchina amministrativa. Sempre nel decreto non si farebbe chiaro riferimento a infiltrazioni camorristiche, bensì a diffuse illegalità, perpetuate dall'amministrazione. Proprio per questo il periodo di commissariamento sarebbe così breve. Il periodo di tribolazione per la giunta battipagliese è cominciato lo scorso 8 maggio, quando venne arrestato il sindaco Giovanni Santomauro. Quando la maggioranza dei consiglieri comunali decise di rassegnare le dimissioni, venne nominato il commissario prefettizio Mario Rosario Ruffo, che ha cercato di fare luce sui meccanismi della macchina amministrativa. Una busta da lettere con dentro un proiettile. Questo quanto si è visto arrivare Plinio Bartiromo, coordinatore già dimissionario del piano di zona S1 dell'Agro, già responsabile dei servizi sociali del comune di Nocera Superiore. Da appena un mese Bartiromo era entrato nel coordinamento del piano. Il grave gesto intimidatorio arriva in seguito ad alcune denunce fatte dallo stesso Bartiromo non appena approdato alla gestione dell'organismo, inerenti alle registrate inefficienze degli uffici che era stato chiamato a coordinare. Il grave gesto intimidatorio arriva in seguito ad alcune denunce fatte dallo stesso Bartiromo, non appena approdato alla gestione dell'organismo, inerenti alle registrate inefficienze degli uffici che era stato chiamato a coordinare. Sul fatto indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. 7 indagati tra docenti universitari e personale amministrativo e una facoltà, quella di ingegneria, finita sotto i riflettori della magistratura per una presunta speculazione sui fondi destinati alla ricerca. Secondo l'accusa vi sarebbero stati alcuni progetti, riferibili sembra a un unico coordinatore, per i quali sarebbero state contabilizzate più ore di quelle davvero lavorate. La truffa si sarebbe svolta sull'asse Salerno-Benevento, nei due plessi universitari, e coinvolge docenti ordinari e associati e alcuni amministrativi che avrebbero fornito appoggio al raggiro. L'inchiesta è partita dall'esposto di un ricercatore che ha denunciato un meccanismo truffaldino e ha parlato di un clima omertoso anche tra i suoi colleghi. La procura ha subito aperto un fascicolo d'indagine, ha raccolto negli ambienti accademici anche altre testimonianze e, secondo le indiscrezioni, ha trovato conferme anche nei racconti di altri ricercatori. Grazie allo stanziamento di 1.200.000 euro di fondi ottenuti in forza dei poteri di commissario per l'alluvione Sele, ristrutturiamo gli argini del rio Ciorlitto, importante affluente del fiume, che contribuisce a determinare problemi alluvionali nella confluenza con il Sele. È partita con la gara per l'affidamento dei lavori, lo comunica l'assessore alla protezione civile e ai lavori pubblici della regione Campania, Edoardo Cosenza. Il rio Ciorlitto, mettendosi in sinistra idraulica del fiume Sele, determina un aggravamento della problematica di allagamento in località Gromola. L'intervento di ristrutturazione degli argini mitigherà tale rischio. Il progetto è stato predisposto dal Consorzio di Bonifica Sinistra Sele, di concerto con l'autorità di bacino Campania Sud Interregionale Sele. La Regione Campania ha confermato lo stanziamento di 8 milioni di euro per il porto turistico di Agropoli. Nell'approdo sono previsti interventi di riqualificazione, razionalizzazione e messa in sicurezza. I fondi regionali serviranno a favorire lo sviluppo infrastrutturale e funzionale del porto, con il suo ampliamento e un intervento di dragaggio del fondale. Il protocollo d'intesa era stato già sottoscritto nel 2009 dal sindaco Alfieri e l'allora assessore regionale ai trasporti e viabilità Ennio Cascetta. Il finanziamento, afferma Alfieri, permetterà di realizzare opere importanti che rilanceranno le attività legate al porto. L'importanza e la valenza strategica di Agropoli e delle sue risorse è fondamentale per la crescita dell'intera regione. Gli uomini di Mister Angelo Gregucci hanno ripreso gli allenamenti ieri pomeriggio nel ritiro romano presso il Mancini Park Hotel Quadrifoglio. I Granata hanno aperto la prima seduta di allenamento settimanale con un riscaldamento atletico seguito da un lavoro per il possesso palla. La squadra è stata quindi impegnata con esercitazioni tecnico-tattiche prima di concludere la seduta con un lavoro di potenza aerobica. Test amichevole ieri pomeriggio per la Battipagliese. Il tecnico dei bianconeri Luigi Squillanti ha provato uomini e schemi contro il Faiano, compagine che milita nel campionato regionale di eccellenza.
Oggi allo stadio Luigi Pasten, Capitan Manzo e compagni sosterranno una seduta di allenamento.